Ciao a tutti, oggi voglio raccontarvi una storia che a me sta particolarmente a cuore, il ciuccio di Nina. Quando smetterai di tenere sempre quel ciuccio? Chiede la mamma. Mai, risponde Nina, è il mio ciuccio. Ma quando sarai grande dovrai pur sbarazzartene. Nina si mette il ciuccio in bocca. Assolutamente no. Lo porterai anche quando andrai a spasso? Sicuro, affieme ai biscotti e al cioccolato. Anche quando andrai in piscina? Sì, ci farò i tuffi e le immersioni. E quando sarai grande e andrai a lavorare, non te ne separerai proprio mai? No, no, il mio ciuccio starà sempre con me. E quando ti sposerai? Starà benissimo con il mio vestito. Dopodiché, Nina va a passeggio. Improvvisamente un lupo esce dal bosco. Un lupo spaventoso, cattivo e affamato. Ah, bambina, adesso ti mangio! Ehi! Esclama Nina. Lasciami stare! Come? Chiede il lupo, che non ha capito. Nina ripete. Lasciami stare! Il lupo continua a non capire una parola. Che cosa hai detto? Nina si leva di bocca il ciuccio e urla. Sei brutto, cattivo e puzzi! Lasciami stare! Il lupo va su tutte le furie. Ah sì? Sono brutto? Sono cattivo? Puzzo? Sta a vedere, marmocchia! Ah! Tieni, succhia questo, ti calmerà. Di colpo il lupo non ha più voglia di mangiarsi Nina. Il lupo, spaventoso, cattivo e affamato, è diventato un cucciolo dolce, tenero e coccolone. Sorridendo, sparisce nel bosco. Non tornerà mai più. Nina rientra in casa. Dov'è finito il tuo ciuccio? Chiede la mamma. Spero che tu non l'abbia perso. O no, risponde Nina. L'ho regalato a qualcuno che ne aveva veramente bisogno.